Ha detto: ci sono così tanti conflitti di interesse e opacità che è come se si chiedesse al presidente dell'Iran di guidare un'inchiesta internazionale sul nucleare in Iran. Sì, avrei potuto usare anche un altro esempio, ma è difficile fare una valutazione obiettiva sulle origini di questa epidemia quando ci sono di mezzo così tanti interessi e un'intromissione così forte da parte delle autorità cinesi, e se non puoi analizzare i dati grezzi ma solo quelli già elaborati. È stata fatta un'indagine farsa, un esercizio di propaganda politica che potrebbe mettere molto in imbarazzo l'OMS in futuro, perché questa pandemia è la più grande crisi di salute pubblica del secolo. Il passaggio pipistrello ospite intermedio essere umano è la spiegazione più probabile, sono d'accordo. Ma abbiamo cercato e ricercato questo animale intermedio per oltre un anno e non l'abbiamo trovato. Quindi dobbiamo porci seriamente la domanda: questa è ancora l'ipotesi più probabile? Crede che sia possibile, al punto in cui siamo, scoprire da dove arriva questo virus? Se mi chiede è possibile scientificamente, sì. È possibile politicamente? No. L'inchiesta dell'OMS sulle origini della pandemia che ha ucciso 2,5 milioni di persone e causato la peggior crisi economica dalla Grande Depressione era attesa da un anno. È stata il frutto di una lunga negoziazione fra Ginevra e il governo cinese. I termini dell'accordo sono stati stabiliti a luglio 2020. 9 pagine in cui sono fissati tempi e modalità su chi, come e cosa si potrà indagare a Wuhan, la ground zero del coronavirus. Purtroppo, in questa trattativa, la Cina ha chiesto e ottenuto il potere di veto sulla nomina dei membri della commissione d'inchiesta, vale a dire chi avrebbe partecipato e chi no, e ha ottenuto il potere e l'autorità di svolgere lei l'indagine vera e propria e presentare agli investigatori dell'OMS le sue conclusioni. Nell'accordo leggo che il team dell'OMS potrà aumentare ma non duplicare gli studi esistenti. Tradotto, dovrà utilizzare i dati forniti dai funzionari cinesi. Il problema è che è un'organizzazione in gran parte controllata e quasi interamente finanziata dagli stati. E così, in un momento storico come questo, l'OMS si trova nella posizione molto delicata di dover indagare sull'operato degli stessi stati che la finanziano. L'8 ottobre 2020, il direttore del programma per le emergenze sanitarie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Mike Ryan, annuncia di avere pronto l'elenco di esperti individuati dall'OMS per la missione Wuhan. Una lista di candidati è stata presentata alle autorità cinesi per la loro approvazione e per i prossimi passi al fine di schierare la squadra. Ci è voluto 1,5 mesi per sapere i nomi dei 10 scienziati internazionali approvati da Pechino da affiancare alla controparte cinese. Fra loro c'è anche il presidente di Eco Health Alliance, Peter Daszak. Peter Daszak è certamente molto rispettato nella comunità dei virologi, ma è scandaloso che sia membro della commissione d'inchiesta dell'OMS, in quanto finanziava in modo sostanzioso la ricerca sui coronavirus dei pipistrelli dell'Istituto di Virologia di Wuhan. Quindi è un conflitto di interesse. Dal momento che una delle principali teorie possibili è una fuga accidentale dal laboratorio dell'Istituto di Virologia di Wuhan, qualsiasi scienziato che sia stato coinvolto in questo tipo di collaborazioni non dovrebbe far parte dell'indagine. Gli ispettori dovevano arrivare in Cina ai primi di gennaio, ma all'ultimo la missione viene bloccata. Nelle ultime 24 ore, i membri del team scientifico internazionale sulle origini del virus del Covid-19 sono partiti dai loro paesi per andare in Cina, come prevedeva l'accordo Cina-OMS. E oggi veniamo a sapere che i funzionari cinesi non hanno ancora finalizzato i permessi necessari. Sono molto deluso da questa notizia, dato che 2 membri della squadra erano già in viaggio e per altri non è stato possibile viaggiare all'ultimo secondo. Il 14 gennaio finalmente il team dell'OMS sbarca all'aeroporto di Wuhan.
Appena arrivati in Cina, faremo 2 settimane di quarantena in un hotel di Wuhan e cominceremo subito a lavorare da remoto. Dopo 14 giorni potremo girare e incontrare di persona le nostre controparti cinesi. Prima indagheremo le possibili origini animali di questo virus. Poi cercheremo di capire se l'epidemia è veramente iniziata a Wuhan o se Wuhan è stato solo l'evento amplificante. E infine, che cosa è successo nella prima ondata dell'epidemia e come si è diffusa attraverso gli ospedali e la comunità. Il 29 gennaio gli ispettori iniziano le ricerche sul campo. 9 giorni nei luoghi della città da cui il virus è partito, 27 giorni in tutto, per capire che cosa ha scatenato la pandemia più devastante degli ultimi 100 anni, sempre con delegazione cinese al seguito. Il capo della missione OMS, Peter Benenbarek, dirà: la politica era sempre nella stanza con noi, dall'altra parte del tavolo. Avevamo dovunque tra i 30 e i 60 colleghi cinesi. E molti di loro non erano scienziati, non erano del settore della salute pubblica. Sapevamo che c'era un enorme controllo sul gruppo scientifico, non eravamo ingenui riguardo all'ambiente politico in cui cercavamo di operare e soprattutto in cui operavano le nostre controparti cinesi. Vi sentite indipendenti in questa inchiesta? Naturalmente qui sono tutti molto sensibili sull'argomento. L'attenzione politica intorno a questi temi è forte, ma ci è stato detto che avremo accesso a ciò di cui abbiamo bisogno. Ci si può solo fidare di queste dichiarazioni e sperare che sia così. Non esistono immagini all'interno dei luoghi visitati, solo entrate e uscite dai cancelli. Gli ospedali, dove sono stati ricoverati i primi pazienti e dove nelle cartelle cliniche potrebbero esserci indizi preziosi. Il mercato del pesce di Wuhan, uno dei luoghi simbolo della pandemia. Prima di essere chiuso, il 1 gennaio 2020, qui dentro circolavano 10.000 persone al giorno. Un ambiente umido e poco ventilato, perfetto per il contagio. E infatti, fra i primi malati, alcuni venivano da qui. Ma nessun animale, vivo o congelato, è mai stato trovato positivo. Poi è la volta dei due CDC, i centri per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive. L'ultima tappa della missione è l'Istituto di Virologia di Wuhan, che da 15 anni studia coronavirus simili alla SARS. Gli ispettori ci arrivano in una giornata di nebbia che sembra un muro. Non vediamo l'ora di incontrare tutte le persone chiave e di fare tutte le domande importanti che devono essere fatte. L'inchiesta dell'OMS si ferma a Wuhan. Ma è all'estremo sud della Cina, a quasi 2000 km di distanza, che porta la pista del virus. È qui, al confine con Laos, che ci sono le grotte dei pipistrelli, serbatoi di migliaia di coronavirus che i ricercatori da anni studiano per capire quale è pronto per lo spillover. Ed è qui che si trova la carta d'identità di SARS-CoV-2. Non dire che ti stiamo chiamando. Ah, d'accordo, d'accordo. L'autista locale che riceve la chiamata dalla polizia è quello dei giornalisti della sede cinese della Associated Press, la prima agenzia di stampa internazionale, che all'inizio di dicembre 2020 si è messa sulle tracce del virus. Siamo riusciti a metterci in contatto con loro. Mano a mano che ci avvicinavamo alla grotta dove è stato trovato il virus cugino di SARS-CoV-2, avevamo sempre qualcuno che ci seguiva. Quando siamo arrivati nei pressi del villaggio, gli abitanti hanno parcheggiato 2 furgoni lungo la strada per bloccare gli ultimi chilometri e hanno detto che c'era una specie di quarantena e che non ci avrebbero fatto passare. Non c'è più! In questo posto il virus non c'è! Qui non c'è! Ci hanno detto che non era vera la storia dei pipistrelli, dei coronavirus, degli scienziati. Ci hanno detto solo di andarcene e che non potevamo passare. Quando abbiamo cercato di far volare un drone, hanno minacciato di tirarcelo giù con delle pietre. E non hanno bloccato solo noi, anche BBC, Time Magazine e Sky News. Ad alcuni colleghi hanno squarciato le gomme e qualcuno si è introdotto nella loro stanza d'albergo mentre erano a cena per distruggere le schede di memoria delle telecamere. Il posto dove è stato trovato il parente più vicino al nostro virus in questo momento è una scatola nera inaccessibile.
La scatola nera che non si deve raggiungere è una miniera di rame abbandonata nella contea di Mojang, dove nel 2013 i ricercatori dell'Istituto di Virologia di Wuhan campionano un virus RATG13 che condivide con il nostro il 96,2% del genoma, il match più alto trovato finora. A rendere molto interessante la sua storia è che qui dentro, nel 2012, sei minatori erano entrati per ripulirla dal guano dei pipistrelli. Si erano ammalati di una polmonite atipica e tre di loro erano morti. Non solo la strada che porta alla miniera era inaccessibile, c'erano blocchi dovunque, sembravano messi apposta per noi. Ma questo controllo da parte della polizia è normale in Cina? No, quello che abbiamo vissuto è nuovo per questa parte del paese. Abbiamo visto un'escalation di controlli fuori dalle solite zone. Lo Yunnan è un luogo molto turistico, famoso per i suoi panorami, non certo per i poliziotti che inseguono i giornalisti. Vuol dire che la sensibilità delle autorità cinesi nei confronti di questa storia deve essere cresciuta molto. C'è un espresso ordine del governo di non far trapelare nessuna informazione sul virus. Questa censura dovrebbe preoccupare il mondo. Associated Press è entrata in possesso di alcuni documenti riservati redatti dal governo cinese. Mostrano come dall'inizio di marzo 2020 il Consiglio di Stato ha centralizzato tutta la pubblicazione scientifica sul Covid-19. L'avviso, contrassegnato come da non rendere pubblico, riguarda le università, le aziende e le istituzioni mediche. Ordina che tutte le ricerche scientifiche e la comunicazione relativa siano orchestrate come una partita di scacchi sotto le istruzioni del presidente Xi Jinping. Avverte infine che coloro che pubblicano senza permesso, causando un grave impatto sociale, saranno ritenuti responsabili. Fin dall'inizio il governo ha imposto il silenzio agli scienziati cinesi su tutto ciò che riguarda il coronavirus. Una vera e propria omertà forzata lungo tutto il corso della pandemia. La storia della miniera abbandonata e del suo virus cugino, come di gran parte delle informazioni, le siamo venuti a sapere solo grazie alle ricerche di un gruppo di investigatori indipendenti della rete, Drastic, che da un anno fa debunking delle notizie che arrivano dalla Cina. E alla biologa molecolare Alina Chan, dell'MIT di Boston, oggi una specie di star di Twitter per le sue continue controanalisi della narrazione ufficiale di Pechino. Accetta di parlare con noi, ma dati i temi delicati su cui si espone, non vuole mostrare il luogo dove avviene l'intervista. Quando a febbraio 2020 è uscito il primo articolo su RATG13, gli autori non hanno detto che era lo stesso virus che avevano pubblicato 4 anni prima. Non hanno detto che lo avevano trovato in una miniera dello Yunnan, dove alcuni minatori erano morti di una patologia simile alla SARS. Questa è mancanza di trasparenza. Nel paper di febbraio, poi, hanno detto di aver trovato una corrispondenza e sequenziato RATG13 e poi di aver trovato il genoma completo. Quindi tutti hanno pensato, ok, hanno sequenziato il genoma RATG13 solo dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19. Ma poi anche questo si è rivelato falso. E anche a guardare i dati stessi, questi non corrispondono realmente al genoma pubblicato. Ci sono davvero troppe cose che non tornano in questa storia. Le contraddizioni sul cugino del nostro virus sono così palesi che a novembre scorso l'Istituto di Virologia di Wuhan è costretto a pubblicare sulla rivista Nature un addendum, cioè dei chiarimenti, che in pratica confermano tutte le argomentazioni che ci ha appena consegnato Alina Chan. Ammettono di essere andati varie volte nella miniera dello Yunnan per raccogliere campioni e avere trovato quasi 300 coronavirus diversi. 9 di questi sono beta coronavirus di tipo SARS, scrivono, quindi potenzialmente pericolosi per l'uomo. Uno è il famoso RATG13, il virus cugino. Degli altri 8 però non dicono nulla. Sono proprio questi 8 virus che a noi interessano, perché analizzando le poche informazioni che trapelano dalla Cina e incrociandole con i database internazionali, abbiamo scoperto che questi 8 virus sono molto simili a SARS-CoV-2. Nonostante questa somiglianza, in un articolo su Nature, uscito quest'estate sempre a firma dell'Istituto di Wuhan, gli 8 virus finiscono mischiati insieme ad altri 630 coronavirus dei pipistrelli scoperti in Cina. E non nella sezione principale, ma nelle note dell'articolo. Non solo, in questo elenco tutti i virus simili alla SARS sono etichettati come SARS-like, cioè la stessa famiglia del nostro.
tutti tranne questi otto. E questa cosa suona molto, molto strana. L'ha scoperta un utente di Twitter che ha un profilo anonimo, ma potete verificarlo anche voi. L'articolo di Nature è uscito ad agosto 2020, ma era stato inviato alla rivista quasi un anno prima, quando l'epidemia non era ancora scoppiata a Wuhan. Fra le modifiche fatte prima della pubblicazione, potrebbero essere state rimosse delle informazioni importanti per capire l'origine di SARS-CoV-2? Noi vogliamo vedere le sequenze intere di questi virus. È molto importante perché se il campione di RATG13 è esaurito come dicono, il che pure è molto strano, i campioni più simili al nostro che conosciamo sono questi otto. La trasparenza di queste sequenze è fondamentale perché i due principali database dell'Istituto di Virologia di Wuhan, specializzati nei virus di pipistrelli o di altri animali selvatici, sono scomparsi. Grazie agli archivi della rete possiamo vedere solo la pagina iniziale, quella che descrive il progetto. Il primo portale raccoglieva 100.000 campioni di pipistrelli, uccelli roditori e 181 nuovi ceppi di virus che erano stati isolati. Il secondo era gestito direttamente dalla professoressa Shi, la direttrice del gruppo di ricerca sui virus dell'istituto. Ci aveva depositato i dati relativi a 20.000 campioni raccolti negli anni in diverse aree della Cina, alcuni non ancora pubblicati e accessibili solo tramite password. Riportava informazioni molto dettagliate, le coordinate GPS del luogo di campionamento, il tipo di virus trovato, se il virus era stato sequenziato o isolato, cioè fatto crescere in colture cellulari. Dal 12 settembre 2019, però, il sito è offline. L'OMS ha chiesto di vedere i dati? Ho fatto questa domanda di fronte all'intero team e quello che ci è stato detto da Shi Zhengli è che c'erano stati tentativi di attacchi hacker, circa 3.000 tentativi, e per questo avevano tolto dal web questo file. Non abbiamo chiesto di vedere i dati. E, come sapete, gran parte di questo lavoro è stato fatto insieme a ICO Health Alliance. Io stesso sono parte di questi dati, quindi io ho spiegato che cosa c'è lì dentro e che non ci sono evidenze di virus più simili a SARS-CoV-2 rispetto a RATG13 in quei database. Semplice. La domanda più importante in assoluto oggi è: quali dati la Cina non sta condividendo con noi? Se non possiamo avere accesso ai registri del laboratorio, se non possiamo analizzare i pipistrelli in Cina e le ricerche che stavano facendo lì, è difficile spiegare come siano andate le cose. Qui nessuno dice che questo virus è apparso magicamente dal nulla. Questo virus discende dai pipistrelli. I suoi antenati sono nel sud della Cina. Il parente più vicino è stato trovato nello Yunnan. Ma la domanda è: come è arrivato dai pipistrelli di quella regione a Wuhan? È questa la parte mancante. Wuhan è una delle città più moderne al mondo, non è un posto sperduto dove i pipistrelli vivono a stretto contatto con le persone. E all'improvviso si trova ad essere la ground zero di questa pandemia, di questo nuovo virus della SARS. Capire come un virus dei pipistrelli sia finito in una città che sembra New York è il rompicapo di questa pandemia, perché l'animale intermedio ancora non si trova. Ai tempi di SARS-1, quasi 20 anni fa, ci vollero meno di 2 mesi dopo che il virus era stato sequenziato per scoprire che gli zibetti del mercato locale di Guangdong, nel sud della Cina, avevano fatto da trampolino. Polmonite atipica, la conferma viene dalle stesse autorità cinesi che hanno anche deciso di far abbattere migliaia di zibetti, i piccoli mammiferi sospettati di trasmettere appunto la malattia all'uomo. Pochi giorni fa sono usciti nuovi parenti del nostro virus, campionati fra maggio 2019 e novembre 2020, sempre nello Yunnan. Ma nessuno di loro, come si vede da questo grafico, ha lo stesso gene della spike, la parte più importante dell'infezione, quella proteina che ha trasformato SARS-CoV-2 in un killer perfetto e ha cambiato la storia del mondo. A Marsiglia, nei laboratori del CNRS, il più prestigioso centro di ricerca pubblica francese, il virologo Étienne Decroly è stato fra i primi ad interrogarsi sulla contagiosità di SARS-CoV-2. Insieme al suo gruppo ha scoperto che il virus ha una sequenza, il sito di taglio per la furina, che lo aiuta ad entrare nelle cellule umane.
Questa sequenza rende SARS-CoV-2 più infettivo per l'uomo e più trasmissibile da uomo a uomo. Perché la furina è dovunque, nelle nostre cellule. E noi sappiamo che quando un virus ha questa caratteristica, diventa più contagioso. Quindi pensiamo che l'apparizione di questo sito abbia giocato un ruolo fondamentale nell'emergenza di SARS-CoV-2. Ed è un'anomalia perché gli altri virus simili al nostro non ce l'hanno. Sì, si trova in altri tipi di coronavirus come la MERS, ma non nei beta coronavirus. Potrebbe essere stata inserita? Diversi laboratori nel mondo hanno studiato cosa succede aggiungendo questa sequenza a un virus che non ce l'ha. Hanno dimostrato che in effetti questo conferisce al virus una capacità di infettare diversi tipi cellulari che inizialmente non erano suscettibili all'infezione. Il lavoro dell'Istituto di Wuhan si è incentrato soprattutto sulla parte della proteina che lega il recettore ACE2, quello che chiamiamo RBD, cioè la chiave che entra nelle cellule umane. Dunque sì, erano capaci di fare questo tipo di esperimenti. È grazie agli esperimenti fatti all'Istituto di Virologia che i ricercatori di Wuhan, per primi al mondo, sono riusciti a dimostrare qualcosa che sembrava impossibile, e cioè che certi coronavirus dei pipistrelli possono infettare direttamente le cellule umane. Ma evidentemente questo presuppone che ci sia un contatto diretto tra popolazione e pipistrelli. E nella provincia dell'Hubei, dove c'è Wuhan, non ci sono specie di pipistrelli che ospitano i coronavirus di cui stiamo parlando. Le indagini serologiche fatte nel 2018 dalla professoressa Shi sui campioni di sangue della popolazione di Wuhan avevano mostrato che la presenza di anticorpi per i coronavirus simili alla SARS era praticamente zero. Le stesse indagini fatte all'estremo sud della Cina, dove i contatti con i pipistrelli avvengono, avevano trovato invece una percentuale, per quanto bassa, di questi anticorpi. Quindi perché non è scoppiata laggiù l'epidemia di Covid-19, dove sarebbe stato logico aspettarsela? Perché avere gli anticorpi per i coronavirus vuol dire solo che questi virus simili alla SARS possono infettare, ma la trasmissione uomo a uomo non è assicurata. Quindi voi iniziate ad avere dubbi sull'origine naturale di questo virus? È evidente che dobbiamo porci delle domande e si fanno avanti altre ipotesi come un incidente di laboratorio. Perché sappiamo che a Wuhan non c'era solo l'Istituto di Virologia, ma vari laboratori che lavoravano sui coronavirus e sono i laboratori più specializzati al mondo. Sono almeno 9 le istituzioni a Wuhan che hanno uno o più laboratori di alta sicurezza. A nord della città, a 250 metri dal mercato del pesce dove sono apparsi i primi casi di Covid-19, c'è il nuovo edificio del CDC di Wuhan, il centro di controllo e prevenzione delle malattie infettive, con laboratorio BSL2. Tra le sue attività c'è lo studio dei pipistrelli, come si vede da questo video promozionale. Se lasciamo la pelle nuda, possiamo facilmente venire in contatto con le feci dei pipistrelli che qui contaminano tutto, quindi il rischio è alto. Un po' più giù, l'Università di Wuhan, 50.000 studenti e anche qui si lavora sui coronavirus. Nell'estate del 2019, un team di laureati del Dipartimento di Ecologia partecipa ad una grande campagna di cattura e di studio dei pipistrelli nello Yunnan, che dura un mese. Poi c'è l'Istituto Storico di Virologia di Wuhan, specializzato nella ricerca di base sui virus, con i laboratori BSL2 e BSL3 e lo stabulario con vari tipi di animali, fra cui pipistrelli. Alla fine del 2019 l'Istituto aveva 2 brevetti approvati per allevarli in cattività, il CDC dell'Hubei e l'Animal CDC dell'Hubei. L'Università dell'Agricoltura di Guangdong, che a sua volta ha un BSL3 che lavora sui coronavirus, e per finire il grande Zhengzhen Scientific Park, 60 ettari di campus nel distretto industriale a sud della città, 20 laboratori BSL2, 3 BSL3, 1 BSL4. È il centro di riferimento mondiale per gli studi sui virus dei pipistrelli. Che tipo di ricerca esattamente si facesse in questi laboratori lo spiegava a inizio dicembre 2019, poco prima dello scoppio della pandemia, Peter Daszak, che lavorava a Wuhan con la professoressa Shi. Abbiamo trovato oltre 100 nuovi coronavirus molto simili alla SARS. Alcuni in laboratorio riescono a entrare nelle cellule umane, altri possono provocare i sintomi della SARS in modelli di topo umanizzati. Non sono trattabili con gli anticorpi monoclonali e i vaccini non funzionano contro questi virus. E ci sono dozzine di spillover che stanno avvenendo in tutto il mondo e che noi non vediamo.
Uno qualsiasi di questi virus potrebbe diventare pandemico. Mi sta dicendo che ci sono diversi coronavirus e non ci si può vaccinare, non ci sono antivirali. Quindi, che cosa facciamo? Il rischio che il virus passi dagli animali all'uomo dipende in gran parte dalla proteina Spike. E per i virologi è abbastanza semplice manipolare i coronavirus in laboratorio. Noi lavoriamo su questo con Ralph Baric. Puoi ottenere la sequenza della Spike, inserire questa sequenza nell'impalcatura di un altro virus e fare degli studi in laboratorio che permettano di prevedere la pericolosità di una determinata sequenza. Oggi per sviluppare, ad esempio, un vaccino per la SARS, si usa la sequenza del virus che ha causato la pandemia. Ma perché non proviamo invece a usare sequenze di virus simili per vedere se si ottiene un vaccino migliore? Manipolare i virus dei pipistrelli per renderli capaci di infettare le cellule umane e poter riconoscere le mutazioni pericolose in natura è la specializzazione della professoressa Shi e del dottor Dashtak. Questi esperimenti controversi che conferiscono ai virus una capacità in più si chiamano gain of function. È il modo in cui gli scienziati studiano i nuovi geni. Prendono i singoli geni e a volte li spostano in un ospite diverso che hanno studiato e che conoscono molto bene. Quindi non sto dicendo che quello che stavano facendo fosse particolarmente scellerato, per niente. È abbastanza comune, ma il fatto che stessero raccogliendo tutti questi virus simili alla SARS aumenta il rischio, così come portarli in una città di 11 milioni di abitanti con un aeroporto internazionale, da cui si possono raggiungere immediatamente gli altri continenti. Questo rende il rischio elevato. Fra le centinaia di progetti dell'Istituto di Virologia di Wuhan spariti quest'anno dal sito dell'ente governativo che gestisce i fondi di ricerca, ci sono anche 7 esperimenti del gruppo della professoressa Shi. Uno di questi riguardava lo sviluppo di una malattia dovuta a 2 nuovi coronavirus correlati alla SARS, studiati su topi transgenici che sulle cellule hanno il recettore ACE2 umano. La ragione per cui i topi vengono manipolati geneticamente è perché i topi hanno una proteina ACE2 diversa, che non permetterebbe al virus di entrare. Quindi i ricercatori vogliono vedere se il virus è in grado di infettare i topi con questo recettore umano, utilizzandolo come cancello di ingresso. Potrebbe essere stato fatto in laboratorio questo virus? Quando si dice è stato fatto in laboratorio non è così semplice. Ci sono diversi scenari. Il laboratorio di Wuhan ha passato gli ultimi 10 anni, o forse più, a cercare in natura, in queste grotte molto difficili da raggiungere, di catturare e campionare migliaia di pipistrelli. Può essere che nel fare questo qualche operatore si sia ammalato e abbia portato il virus a Wuhan. Oppure potrebbero aver raccolto alcuni campioni, fatto delle copie e averle iniettate in cellule o direttamente in alcuni animali. Potrebbero aver aggiunto qualcosa, per esempio un nuovo gene. Anche questi sono scenari che rientrano nell'ipotesi del laboratorio. E tutti, come quelli naturali, devono essere indagati perché sono tutti plausibili. Erano gli stessi ricercatori dell'Istituto di Virologia alla fine del 2017 a spiegare alla TV di Stato cinese quanto fosse rischioso il loro lavoro nelle grotte in mezzo ai pipistrelli. Quando si lavora al campionamento dei virus, nonostante si usino i guanti, esiste sempre il rischio di essere morsi da un pipistrello. Possono morderti la mano attraverso il guanto. È come se ti pungessero con un ago. I pipistrelli sono portatori di molti virus pericolosi, compresa la rabbia. Per questo motivo, prima di ogni campionamento sul campo, i membri dell'equipe vengono vaccinati contro la rabbia. Oppure potrebbe essere successo qualcosa durante i lavori di manutenzione dell'istituto, che raccoglie la più grande collezione al mondo di virus di pipistrelli? In questi documenti si legge che nella seconda metà del 2019 erano in corso numerosi interventi. Nuovi impianti di filtrazione dell'aria, trattamento delle acque reflue, smaltimento dei rifiuti. C'era anche un cantiere per costruire un grande centro di ricerca e una nuova struttura per gli animali, come mostrano queste immagini esclusive girate dalla giornalista indipendente cinese Zhang Zhan un anno fa, prima di essere arrestata e condannata a 4 anni con l'accusa di essere una provocatrice. L'ingresso principale non è accessibile. Sto provando a capire se riesco a entrare dall'altra parte. È tutto circondato da un muro. Gli operai non possono passare da questa parte perché è chiuso, per cui devono passare davanti a quell'edificio bianco per accedere al cantiere.
A maggio scorso avevamo parlato in esclusiva col professor Ralph Baric, l'inventore del gain of function e collaboratore storico della professoressa Shi. La sua intervista nella puntata di settembre 2020 è finita su varie testate e televisioni internazionali, specie nel passaggio in cui ammetteva che le manipolazioni dei virus in laboratorio non lasciano tracce. In un'altra parte dell'intervista, che all'epoca non avevamo mandato in onda, ma che ad un anno di distanza suona molto importante, il professor Baric aveva detto che le domande ancora senza risposta, senza dubbio, vanno cercate a Wuhan. L'Istituto di Virologia di Wuhan ha un grande team che cerca i coronavirus nei pipistrelli. Quindi hanno un'ampia collezione di campioni di pipistrelli. E l'epidemia si è verificata a Wuhan, quindi per loro è quasi impossibile riuscire a convincere le persone che non sia uscito dal laboratorio. In questo momento non ci sono prove dirette che sostengono che effettivamente provenisse da lì. Ci vorrebbe apertura e trasparenza da parte del governo cinese e consentire alle persone di andare lì e guardare. Il 9 febbraio 2021 gli occhi del mondo sono puntati su Wuhan. È il giorno in cui la missione internazionale presenta i risultati dell'inchiesta sulle origini del virus. Il ritrovamento di sequenze geneticamente molto simili suggerisce che SARS-CoV-2 potrebbe essersi originato da una trasmissione zoonotica, ma l'animale serbatoio deve ancora essere identificato. Il campionamento dei pipistrelli nella provincia dell'Hubei e quello della fauna selvatica in diversi luoghi della Cina non ha finora identificato la presenza di SARS-CoV-2. Tutto il lavoro che è stato fatto sul virus per cercare di identificarne le origini continua a puntare a un serbatoio naturale. Questa è l'ipotesi più probabile, quella che richiede ulteriori studi e ricerche, mentre l'ipotesi dell'incidente in laboratorio è estremamente improbabile. Ma avete chiesto informazioni, dati, campioni riguardanti gli esperimenti di gain of function, di manipolazione genetica che potrebbero essere stati fatti all'Istituto di Virologia? Abbiamo avuto una discussione molto lunga, franca e aperta con tutto il personale. Ci hanno descritto in modo molto dettagliato tutte le loro ricerche, sia presenti che passate, tutti i progetti che riguardano i loro studi con i pipistrelli e i coronavirus. E questo virus non era mai stato identificato o studiato o conosciuto prima. Non ci sono pubblicazioni su di lui o su altri virus simili. Lo sanno tutti, nella ricerca scientifica non tutto viene pubblicato. E anche dalla documentazione pubblicata sappiamo che l'Istituto di Virologia di Wuhan ha effettivamente lavorato su coronavirus molto simili a quello che ha causato la pandemia. Sappiamo anche che hanno cercato di nasconderlo. Abbiamo visitato il laboratorio BSL-4 dell'Istituto di Virologia di Wuhan. Ed è molto improbabile che qualcosa possa uscire da un posto come quello. Non è un'ipotesi che implica ulteriori studi da parte nostra. Hanno visitato il laboratorio di virologia di Wuhan e hanno detto di non aver trovato nulla di sospetto, di essere usciti rassicurati dalla visita. Sono stati lì dentro solo 3 ore o poco più. Non possono aver fatto una vera ispezione. Per analizzare luoghi di massima sicurezza come quei laboratori ci vuole molto tempo, anche solo per indossare le tute di protezione. È del tutto ridicolo. È stata solo una visita veloce, lo so. Se ci sono informazioni nascoste che non ci hanno dato, se sono nascoste, ovviamente non le conosciamo. Come potremmo saperlo se non ce lo dicono? In quello che abbiamo visto non abbiamo constatato alcuna prova dell'esistenza di un problema. Ma se non ci hanno detto tutto, come potremmo saperlo? Questa non è stata un'indagine indipendente. Questa è stata un'indagine congiunta Cina-OMS, il che significa che è stata molto politica fin dall'inizio. Lo si vede nei termini dell'accordo, lo si vede nella scelta degli esperti del team. Le avete sentite le conclusioni dell'inchiesta dell'OMS? Rispecchiano esattamente la narrazione di Pechino. Più di un anno di attesa, 7 mesi di preparazione e nel buio totale che avvolge le origini di questa pandemia, l'OMS, che doveva fare luce su cosa ha causato la più grande catastrofe sanitaria del secolo, non l'ha fatto. Sono talmente tante le accuse su Ginevra che pochi giorni dopo la conferenza di Wuhan, il numero 2 dell'organizzazione prende la parola e chiude la vicenda così. Forse ci sono stati dei fraintendimenti sulle origini e sugli obiettivi di questa missione.
Secondo la risoluzione dell'Assemblea Mondiale della Sanità, era previsto che questa missione fosse uno sforzo collaborativo. Significa lavorare con i rappresentanti dello Stato sovrano cinese e gli Stati membri dell'OMS per meglio comprendere le origini del virus e imparare lezioni per il futuro. Non era una cosiddetta investigazione, visto che l'OMS non possiede poteri investigativi. L'OMS non possiede il mandato di entrare non invitata in nessuno Stato.